Riprendono gli appuntamenti consueti con il caffè del pomeriggio. Il nostro primo ospite gradito è il sindaco di Diano Marina Giacomo Chiapoli. Benvenuto, bentornato. Vi ringrazio di cominciare con questo caffè. Sentito questo lieve odore particolare di Sambuca, che è quello che a me interessa, ma a dire la verità Moderato, è moderato. era stato preventivato. Io vi avevo detto le mie esigenze, quindi va bene così, vi ringrazio. Possiamo Possiamo forse leggere un procedere? po'. Esatto. Dove eravamo rimasti col sindaco Chiapoli, anche durante il lockdown ci siamo spesso sentiti, grazie alla sua disponibilità con i collegamenti via Skype. Però qui in studio oggi facciamo un po' il punto della situazione. A Diano Marina, dopo il lockdown, Diano Marina, città turistica, perla del Golfo Dianese, quindi ha dovuto fare i conti pesantemente con le chiusure, con la chiusura delle regioni, con l'impossibilità di muoversi. Adesso le cose come vanno? Beh, diciamo che questo virus ci ha mortificati. Ci ha mortificati dal punto di vista sanitario e dal punto di vista economico. Poi ci ha mortificato il fatto che non si sapeva dove stavano le verità e quindi un giorno raccontavano una storia, il giorno dopo ne raccontavano un'altra. Poi hanno cominciato a chiudere le regioni, hanno chiuso prima la Lombardia, poi il Piemonte, che sono i bacini naturali del nostro turismo a Diano Marina. Quindi ci siamo trovati in un momento difficilissimo, stiamo ancora in un momento difficilissimo, un momento che passa attraverso non solo il lockdown, che abbiamo subito, ma passa attraverso le cose che conoscete tutti, che sono autostrade, che sono acqua, che sono tutti i problemi che sono rimasti invariati nella nostra Liguria di Ponente. Però siamo orgogliosi, siamo fieri di dire che questa cittadina è una cittadina turistica. E lo sta dimostrando perché comunque la gente sta arrivando, non certo come prima, con anche un mordi e fuggi nei momenti di luglio e agosto, che non dovrebbe essere così, però accettiamo anche questo passaggio tenendo presente che sia lombardi che piemontesi hanno dovuto fare i conti con le ferie prese, perché non pagate le casse integrazioni, quindi le ha messe in ferie, e col fatto che oggi si dice che le industrie non chiuderanno e quindi ad agosto ci sarà gente che deve andare a lavorare. Ospiti che comunque faticano ad arrivare a Diano Marina anche per il problema autostrade. Lei ha lanciato nei giorni scorsi anche, ha rilanciato l'idea di una regione Liguria a statuto speciale, autonoma, proprio per far fronte a questi problemi. Io direi che anche forse ci starebbe anche una provincia di Imperia a regime speciale. Cosa dice? Sì, noi dovremmo avere un grosso condono per i danni che abbiamo subito dal coronavirus, e questo l'abbiamo tutti, ma anche da questi atteggiamenti, da queste preoccupanti, situazioni che si sono verificate, ce ne siamo accorti solo adesso. Mentre i controlli nel passato non ci sono mai stati, adesso li facciamo perché è una necessità, perché sulle autostrade bisogna andarci in sicurezza. Non basta dire che non ci fanno pagare il pedaggio se vengono giù i viadotti, faccio per dire, no? Perché la gente non viene, punto e basta. Ma soprattutto c'è stata questa azione pesante, voluta anche, io credo, dagli stranieri, voluta dalla Germania nei confronronti di un'Italia, perché sul Bild Zeitung, sulla DSE, c'è scritto proprio: attenti ad andare in Italia, che ci sono dei problemi sulle autostrade, ci sono problemi di stabilità, eccetera, eccetera. Ed è quello che ho chiesto nell'ultima videoconferenza che abbiamo avuto col ministro. Gli ho detto: cara De Michelis, che tra Ah. parentesi conosco, quindi no, la conosco perché eravamo colleghi, no? Però non è venuto a salutarla in Peglia quando. No, non sono venuto perché io credo che un ministro, pur interessante che sia, l'aprire o tagliare il nastro di una ciclabile importante, quindi di una Tirrenica che
che non si fermerà su Imperia, ma dovrà ancora andare avanti, e beh, in un momento così difficile forse non era il caso, magari era il caso che venisse a dirci che c'è il 1,5 miliardi per il raddoppio della ferrovia, che c'è i soldi. Comunque sono arrivati, stanno arrivando questi soldi. No, io quando li vedo ne parliamo, perché poi questi continuano a dire, a fare e a dire andiamo in deroga al codice degli appalti, facciamo i soldi. Quando ci sono i soldi ne parleremo, perché a me lo disse già il ministro Lupi quando venne giù quella famosa locomotiva per quella frana tra Cervo e Andorra. Disse siamo lì, abbiamo tutto pronto, c'è 1,5 milioni, c'è, non c'era proprio 1,5 milioni, ma eravamo... ed è come hanno detto fino adesso, e invece pare che ci sia da fare ancora tutte delle serie di iniziative cartacee, qua, perché noi abbiamo fatto un primo incontro a Cantarana e c'era... Questo è molto importante anche. C'erano tutti, e poi l'abbiamo traforo. Fatto a Teco, traforo, non c'è ancora niente. Perché se ci fossero i soldi, appaltare quello che è già pronto sulla carta sarebbe di una semplicità enorme. Quindi, dato che sono abituati, adesso siamo anche in campagna elettorale, ci stiamo avvicinando, quindi conosco queste tecniche del ti dico, ti faccio, perché se domani dovessi candidarmi io, mi crederebbe qualcuno che se dicessi da dopodomani ci sono 300 miliardi disponibili per la Liguria. Questi giocano queste partite qui. Allora, vedere soldini per far camminare cammello dovrebbe essere così. Ecco, insomma, sì, comunque ritornando all'autonomia, non c'è polemica. L'autonomia io credo che sia il momento buono per poterla chiedere, perché quando l'hanno chiesta i valdostani, i trentini, i friulani, quando l'hanno chiesta i siciliani, era sotto la spinta di questi momenti particolari. Noi siamo una regione a confine, per esempio, siamo confinanti con la Francia, siamo una regione molto particolare, stretta e lunga, quindi con determinate condizioni. Io credo che lo Statuto Speciale ci dia la possibilità di muoverci molto meglio, e lo hanno dimostrato la Trento e Bolzano, Bolzano, che hanno detto bene in questo momento di coronavirus quelli che dovremmo dare allo Stato li teniamo per poter andare avanti su quelle che sono le nostre esigenze. Ora immaginate con quello che la Liguria dà allo Stato, immaginate se avessimo la possibilità di fare un pochettino le cose nostre, dove andremo a finire. E perché no anche la provincia di Imperia, anche se forse bisognava pensarci un po' prima. Sì, c'era quel famoso progetto una volta di Nizza, Cuneo, Imperia, che tra parentesi nell'idem sentire di una macro regione europea ci sta tutto, ecco perché l'Europa dava la possibilità di fare delle aggregazioni anche oltre, non solo oltre regione, ma oltre confini, quindi questa diventerebbe una cosa molto importante. I francesi non vogliono perdere Nizza, è del tutto evidente, i cuneesi dicono che è una provincia grande, noi non sappiamo cosa dire, però noi siamo la Riviera dei Fiori, la Blumenriviera, siamo quelli che hanno fatto fare turismo a mezzo mondo. E non è poco. Cerchiamo di capirci. A proposito di turismo, come sta andando nella sua Diano e nel Golfo Dianese? Ma come ho detto prima, la gente si è ammagonata, si è avvilita, quindi anche bisogna superare questo momento e dire andiamo. Qualcheduno lo ha fatto perché... diciamo in carcere fino all'altro giorno nelle proprie abitazioni, uno dice vado, ecco, ed è partito. Molti avranno problemi come noi li abbiamo qui, li hanno anche loro a casa loro, molti problemi economici, non è facile per chi non ha lavorato 3-4 mesi avere anche i soldini per andare in vacanza, quindi io non riesco a intravedere dove sarà il vero risultato di questo dramma e come lo pagheremo. Comunque qualche cosa andremo a pagare, non è che qui la stagione, questi 2 mesi, la raddrizziamo in un colpo.